Appassionati di gossip e TV, bentornati nel mio canale. Dopo quella di Ginevra, un'altra testa è rotolata sotto la scure della giustizia del popolo del web, quella di Giovanni Ciacci. Giovanni! Da giorni le critiche nei suoi confronti erano feroci e davvero moltissimi ne chiedevano la squalifica. Dopo l'uscita dal gioco di Marco Bellavia, in moltissimi avevano infatti individuato in Giovanni Ciacci uno dei principali colpevoli. Anche Alfonso Signorini è stato parecchio duro nei suoi confronti, ad inizio puntata, quando ha ripercorso la breve permanenza in casa di Marco. Ciacci, al contrario di molti altri inquilini che hanno scelto la via del silenzio, ha proseguito nella sua difesa cercando di giustificarsi, dicendo di non aver capito e di avere anche creduto che le lacrime di Marco fossero di gioia, frase che ha fatto perdere la pazienza a Signorini, che ha replicato dicendogli che sarebbe stato meglio stare zitto e chiedere scusa. Inizialmente Ciacci è scampato alla squalifica invocata dal web, dato che tale provvedimento è stato riservato alla sola Ginevra Lamborghini, ma non è sopravvissuto al televoto flash che ne ha decretato l'eliminazione con percentuali degne di un referendum russo. Il pubblico è stato infatti chiamato a scegliere chi salvare tra Patrizia Rossetti, Eleonora Ferruzzi, Gegia e Giovanni Ciacci. Quest'ultimo ha ricevuto solo il 3% delle preferenze ed ha dovuto abbandonare la casa tra le proteste della sola Gegia, che è stata però bruscamente zittita da Cristina 40. Per la serie stiamo zitti che è meglio. E voi che ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti e se vi va iscrivetevi al mio canale. Al prossimo video, ciao!